Con la magistrale presentazione del giornalista e critico d'arte Umberto Puzzu si è aperta alla Galleria FIR Arte Contemporanea a Firenze la mostra personale dell'artista cinese Sun Liangang, fondatore e massimo interprete del lidografismo contemporaneo cinese, espressione artistica originale e completamente diversa dall'espressionismo occidentale. L'antica calligrafia cinese e la millenaria civiltà del paese sono ben presenti nelle opere di Liangang, ma arricchiti da elementi di contemporaneità del tutto nuovi, che fanno intravedere un nuovo percorso dell'arte cinese. Oggi possiamo ammirare un artista che con la sperimentazione, con la sua teoria chiamata appunto ideografismo, da idea, grafè, si rifà non a un rapporto diretto fra Oriente e Occidente, ma a una vera e propria autonomia di quella che è l'arte cinese, un'autonomia che parte da quello che è proprio l'ideogramma, e questo ideogramma viene scomposto per poter arrivare a una nuova dimensione di arte che parte proprio dalla più antica tradizione cinese. Vediamo infatti per esempio questa scomposizione ideogrammatica che diventa proprio un percorso fra tre strutture unite insieme, ma che sono e rappresentano passato, presente e futuro. Un modo per identificare un concetto molto evidente, l'autonomia della grande millenaria arte cinese che si proietta in un ideografismo cinese astratto ideato dallo stesso Sun, che è proprio una nuova dimensione che si apre per l'affermazione di una cultura che non è più un ponte fra Occidente e Oriente, ma rappresenta la propria dimensione autonoma cinese. Alla presentazione delle opere era presente anche Lin Yongju, assessore del comune di Campi Bisenzio ai rapporti con la comunità cinese, a testimonianza dei legami profondi che legano ormai le istituzioni e le comunità cinese e italiana. La Cina è così antica, ma anche è così moderna, ma non sono solo la modernità, la tecnologia, ma anche la cultura, anche l'arte. Perciò come assessore alla porta con la comunità cinese sono molto orgogliosa di essere qui, sono contenta di partecipare a questa conferenza stampa del signore Sun Liangang come artista contemporanea della cinese e che porta tutte le sue opere in Firenze, la cura del Rinascimento, che così crea un'opportunità di conoscenza fra due civiltà che così antica, quella italiana di Occidente, ma quella cinese di Oriente, così anche tanti italiani, fiorentini che possono conoscere la Cina antica, tutti i filosofi antica, anche la Cina moderna. Così anche penso è la base della collaborazione e di anche tanti altri aspetti. Una volta che gente hanno conosciuto che così possono andare avanti anche nella cultura, nell'arte, ma anche nella economia, nella industria, nelle tutti gli altri settori. Perciò sono contenta di essere invitata e che credo di poter contribuire anche con la mia forza, modesta forza, di questo tipo di scambio. La mostra, che rimarrà aperta fino al 30 dicembre 2012, ha il patrocinio del Comune di Firenze. Ciao, 亲爱的中国朋友们。
我代表佛罗伦萨甘比比森丘市的市政府，代表所有意大利的喜爱中国的同胞，向中国的艺术家们说一声问候，希望早日在佛罗伦萨见到你们，谢谢。